Ciao, sono Antonello Palermo, arrivo da Cuneo, sono un agente immobiliare da circa 20 anni, ho lavorato per la maggior parte del tempo in Tecnocasa e ora opero con il mio brand Studio Cuneo 2, sempre nella città di Cuneo. Io sono da sempre un appassionato della formazione. Questo lavoro mi ha permesso appunto di conoscere questo mondo, un mondo veramente affascinante. Ho incontrato così Mike Ferry. Mike Ferry è un formatore americano che immagino conosciate, il quale mi ha illuminato su una metodologia di lavoro che credevo veramente profittevole e performante. Ma ho notato che effettivamente questi dialoghi, questi copioni che vengono usati, che sono davvero interessanti perché aiutano a raggiungere determinati risultati, erano diciamo non adatti al mercato italiano. Ho trovato in Rossi il giusto compromesso di questo metodo. Poi ho incontrato l'open house che mi ha aiutato a essere più performante. Ho trovato in Simone Rossi il metodo che mi aiuta molto perché con l'età si perde un po' di energia e gli stati d'animo non sono sempre così brillanti. E appunto avere un metodo operativo, adesso in particolar modo quello di Simone, mi permette anche nei giorni, diciamo, un pochettino dove non siamo così brillanti, non siamo così performanti, non siamo così virtuosi, di raggiungere il risultato. Sono d'accordo sulla grande capacità di Simone di aver, come dire, andato a esplorare il mercato americano, che è un mercato per noi sempre ambito, un mercato che noi vediamo come avanzato, ma chi, diciamo, riproduceva i metodi a volte li scimmiottava, non riusciva a coglierne l'essenza. Lui è riuscito, forse attraverso, ci ha dedicato più tempo, risorse, e ha trasformato tutto in un metodo assolutamente applicabile al mercato italiano. L'open house, diciamo, di inglese rimane solo il nome, ma io lo trovo decisamente adatto alla realtà di oggi. Allora, questi corsi, in particolar modo questo qua di Simone, danno energia. Sicuramente danno energia, danno voglia di fare, perché hai delle risposte a tante tue domande. Quindi man mano che procedi nel corso, ti arrivano idee, ti arrivano intuizioni e ti arriva energia. Io mi chiamo Brignano Alberto, lavoro a Cuneo e ho conosciuto Simone Rossi nell'estate del 2021. Ero in viaggio di nozze, ero in spiaggia, ho visto una sponsorizzata e mi incuriosiva, allora ho comprato subito il libro. Appena ho comprato il libro la cosa mi ha entusiasmato. Mi ha entusiasmato perché io faccio questo lavoro da tanti anni, nonostante mi ritengo una persona giovane, e lui ha cambiato completamente il mio metodo di lavoro. Mi affascinava e mi affascina il suo metodo di lavoro, e adesso, a distanza di 2 anni, ho provato pian piano a cercare di seguire i suoi consigli e ad applicarli. Parto dal presupposto che non è semplice, perché andare a distruggere quello che è il tuo metodo di lavoro per tanti anni, hai sempre paura di sbagliare, hai sempre paura di mancare una vendita, però ogni volta che finisco un percorso o che finisco un corso cerco di migliorare, di cambiare le cose che facevo prima, e la cosa mi sta portando dei risultati in termini di fatturato, in termini di qualità di vita e soprattutto negli ultimi 2 anni ho la consapevolezza dentro di me di stare costruendo qualcosa, di costruire qualcosa per me stesso, per la mia agenzia, per il mio studio, e vedo la vita, e vedo la mia vita lavorativa in crescendo verso il futuro, e sono molto fiducioso. Quindi io ringrazio Simone perché mi ha veramente aperto un mondo, e spero di continuare, e ho voglia e determinazione di continuare in questo percorso e di andare avanti. Ho ottenuto negli ultimi 2 anni degli ottimi risultati, sia in termini di fatturato, questo è importante, che in termini di qualità di vita,
perché prima facevo tante cose e mal fatte. Adesso riesco a organizzarmi meglio il tempo, a scadenziarlo, a darmi degli orari, a darmi delle priorità, e questo mi permette di fare in proporzione molte più attività, ma meglio gestite. E questo ha migliorato notevolmente la mia vita privata, le mie passioni, la mia famiglia e ovviamente anche il fatturato, e quello è fondamentale. Simone Rossi ha rappresentato per me un elemento di rottura rispetto a quella che è stata la mia formazione immobiliare e il mio metodo di lavoro per tanti anni. Questo mi ha permesso veramente di crescere e di migliorare, e io spero di andare avanti, sono determinato ad andare avanti con questi percorsi per cercare di raggiungere quelli che sono poi i miei obiettivi, sia a livello economico che a livello di qualità di vita, che per me sono entrambi fondamentali. Io sono sicuro che stasera, quando mi metterò in macchina insieme al mio amico e collega, avrei tantissime idee in testa che vorrei applicare fin da subito. Non vedo l'ora di essere domani in ufficio per scrivermi quello che devo fare e partire da subito con tutte le novità che prima non conoscevo e che ho preso in questi 2 giorni, quindi voto 10 più a Simone per questo corso e per queste 2 giorni. Sono un agente immobiliare da 10 anni e sono fondatrice di questa mia agenzia insieme al mio socio Andrea, e che adesso ha un nuovo marchio, si chiamerà Eva Immobiliare. Abbiamo scelto un nome, diciamo, più corto e femminile, ecco, per che sia anche più immediato, proprio così, nell'onda anche un po' di Simone, di tutto quello che ci sta, diciamo, dicendo. Allora, non è tantissimo, perché è da luglio che mi sono imbattuta in Facebook, ma non so perché quel giorno lì ho aperto, perché ci sono tanti ovviamente canali, ho aperto la sua pagina e mi è apparso subito un qualcosa, diciamo, diverso, un messaggio diverso da quello degli altri magari agenti che ti vogliono vendere, no? Ecco, i loro processi, le loro procedure. E da lì pian piano ho cominciato a informarmi su di lui e sempre più, insomma, ho guardato quello che stava facendo, e da lì ho preso i contatti proprio per poter iniziare, diciamo, il mio primo corso che ho fatto insieme a lui, ecco, che era Obiettivo 100. Mi sono trovata molto bene, perché Simone si sente che, posso dirlo, parla come noi, d'accordo? È immediato, capisce le nostre esigenze, noi riusciamo a capirlo, non è sopra le righe, si capisce che anche lui ha iniziato, insomma, una gavetta come tutti. E questo corso mi ha sicuramente portato, anche i successivi che ho fatto, a specializzare sempre di più, a proceduralizzare sempre di più la mia agenzia. Ovviamente non è mai finita, perché le cose da fare sono tantissime, ma mi ha permesso veramente piano piano di seguire vari step e avanzare soprattutto nei termini, diciamo, di procedure, di organizzazione, diciamo, dell'agenzia. Mi è piaciuta tantissimo, perché era il primo live che facevo con Simone, sempre fatto poi ovviamente via Zoom oppure webinar dei corsi, quindi è stato molto bello vederlo dal vivo, anche perché è simpatico Simone, a me mi piace molto come si interagisce, insomma, con noi. È molto interessante, c'è tantissima roba assolutamente da andare avanti, ma mi sento veramente sempre con un forte entusiasmo quando interagisco con lui. E adesso farò un ulteriore, diciamo, un reset dell'agenzia, perché si va a step, no? Fai un primo reset, vai avanti, poi ne fai un altro, perché devi migliorare tutto. Quindi sono entusiasta, perché voglio proseguire e resettare tante altre cose che devo ovviamente avanzare, quindi mi aspetto di avanzare assolutamente, soprattutto intanto con le procedure, ecco, procedure di quello che spiega lui, insomma, dalla A alla Z. Il fatturato è una stretta conseguenza dopo, alla fine, che viene fuori. Sì, assolutamente sì, sono molto soddisfatta. Ciao a tutti, sono Fabrizio Del Bon, della DP Immobiliare. La mia azienda si trova a Zanè, in provincia di Vicenza. Opero nel settore delle case dal 93, sì, che è qualche annetto, e derivo da formazioni varie, perché sono una persona che ama molto istruirsi, approfondire, e uno dei miei mantra è che la conoscenza sia la nostra guida. Sì che, guardando su Facebook, e il mio tempo lo dedico esclusivamente a trovare notizie utili per il mio miglioramento personale, ho visto alcune cose di Simone e ho voluto approfondire, sì che curiosità. Oggi sono qua per la prima volta e devo dire che mi è piaciuto molto, mi piace molto, perché è ancora in corso il progetto che stiamo valutando oggi,
specialmente perché è pragmatico. Ho avuto anche dei docenti a livello internazionale e la cosa che mi è piaciuta per tornare alla tua risposta è la semplicità. Ha individuato, ha centrato quello che serve in questo settore per rendere le persone autorevoli, essere un agente immobiliare degno di fiducia, che la fiducia credo, anzi senza il credo, sia la moneta di questo millennio. Che cosa mi porto a casa? Un sacco di cose perché ho scritto veramente tanto, quasi mano alla mano. Mi fa male la mano quasi, no? Ma spero di continuare anche oggi a scrivere perché comunque le notizie e le informazioni sono tante, ma specialmente di qualità, sono preziose e sono ben definite e chiare. Questa è la cosa che a me piace tantissimo perché io sono un uomo analitico, sicché mi piace il metodo, mi piace, e l'organizzazione in modo particolare. Se una persona decide di voler entrare nel mondo del business, del commercio, deve investire in formazione in modo assoluto. Finché non si sente forte, potente, audace, importante. Ho investito decisamente bene, certo, perché il tempo è preziosissimo e oggi sono qua con voi e sono fiero e orgoglioso di esserlo. Mi chiamo Gaetano Ioime e lavoro a Napoli. Faccio questo lavoro dal 2010, ho iniziato con un franchising, ho provato l'esperienza da solo. Ora lavoro con dei colleghi, a breve entrerò in Remax. A fine mese, diciamo, ho deciso di entrare in Remax. C'è tantissima competitività, come penso, in tutte, diciamo, le regioni d'Italia. È vero che si dice a Napoli forse è più difficile degli altri posti, c'è questa diceria. Però la competitività è molto alta, c'è difficoltà nell'acquisire, ma soprattutto se ti rimane ancora a vecchi sistemi, di acquisire alla vecchia maniera, diciamo, di lavorare. Sarà sempre, se uno non si adegua e si forma, diventerà sempre più difficile. Io, perché è stato un inizio l'attività mia lavorativa dopo una brutta esperienza, diciamo, improprio, ho iniziato a seguire Simone su YouTube. Ho iniziato a seguire e ho iniziato a sbobinare materialmente i video e mettendo in pratica alcune strategie di Simone, anche quelle più semplici, come per esempio il volantino l'ho appena venduto, l'ho appena acquisito, ho iniziato ad avere dei risultati e poi mi hanno portato a comprare alcuni suoi videocorsi, tra cui il primo Obiettivo 100 transazioni. Ho testato con mano, diciamo, i suoi consigli, quindi, diciamo, faccio esempio, ho comprato il corso dell'open house, ho fatto due open house, uno mi ha permesso di vendere in tempi brevi e un altro, diciamo, di non ho venduto in open house, ma di ottenere, diciamo, un ribasso del prezzo seguendo la sua metodologia. C'è stato sicuramente un miglioramento del fatturato, una migliore gestione del tempo, una maggiore consapevolezza e soprattutto una chiara visione del futuro, dove voglio arrivare. Io ho seguito anche altre scuole di formazione, breve periodo, massimo 2 mesi, e non mi sono trovato bene. Invece con lui è stata subito, diciamo, una sinergia, un'empatia, sensazione, mi sono trovato subito molto bene. Ma ripeto, ho applicato alcuni consigli tratti dai suoi video gratuiti e mi hanno portato risultati. La differenza che ho trovato con l'altra scuola di formazione, l'ascolto, cioè nel senso che se tu ponevi domande, dei problemi, a dei dubbi e ricevevi sempre la stessa risposta, nonostante la mia esperienza sia stata breve in quell'altra scuola di formazione, mentre qua invece hai un ventaglio di soluzioni per aggirare il problema, un ventaglio di strategie da applicare, maggiore consapevolezza, una maggiore, diciamo, chiarezza sulla visione del futuro e soprattutto di essere nel posto giusto al momento giusto, di essere più ottimista per il futuro. Se volessi fare una battuta, diciamo, che avevo in mente da un po' di tempo, sono un fan della trilogia di Batman, Il Cavaliere Oscuro. C'era una battuta di Bruce Wayne che diceva: io credo in Harvey Dent, io credo in Simone Rossi. Sono Giorgio Mattiazzi, lavoro in Reggio Emilia per Casein SRL. Sono più di 20 anni, 25 ormai, che lavoro nel settore immobiliare e conosco Simone Rossi perché sono 8 anni più o meno che frequento l'ambiente formativo. E Simone Rossi non è la prima volta che lo vedo dal vivo, perché grazie a Giuseppe Iannò di Reggio Emilia ci ha dato l'opportunità di conoscerlo personalmente, oltre che lo seguo sui vari social. E mi piace il suo modo veramente spigliato, diretto, nonché chiaro, di esprimere dei concetti
fondamentali, utili per lavorare oggi in questo mercato sempre più difficile. In tutti i settori c'è bisogno di formazione. In lui vedo la persona illuminata che ha investito molto, sul quale noi avremmo l'opportunità di sfruttare il percorso che ha fatto lui, la fatica, l'impegno che ha messo lui, riducendo notevolmente i tempi che ha dovuto per forza impiegare lui. È molto attuale, deriva da un percorso di formazione che conosco e che approvo, da una persona più anziana, purtroppo non italiana, ma che ha cambiato il modo di pensare dell'agente immobiliare anche in Italia, ma non essendo italiano probabilmente pecca di quelle piccole sottigliezze che il mercato italiano ha bisogno. In più è molto attuale, non distrugge quello che finora si è stato detto da persone che hanno formato i migliori agenti immobiliari nel mondo, quindi non stravolge certe cose, le perfeziona e le focalizza nel mondo di oggi, nel mercato di oggi. Beh, rappresenta la quintessenza della formazione in questo settore. Mi chiamo Giulia Sani, sono un'agente immobiliare, lavoro prevalentemente nella zona della Versilia, quindi in provincia di Lucca, a Fascia Mare. Sono con Simone da circa un anno. Sono rimasta molto soddisfatta e colpita comunque anche da questo corso. Ne esco arricchita, senza dubbio, già dopo un giorno e mezzo comunque di corso con lui ci sono tantissime idee che macino nella mia testa, non vedo l'ora di mettere in pratica. E una delle sensazioni comunque sia più belle è che fare i corsi di Simone, fare le call comunque con Simone vuol dire non essere soli. C'è un dubbio, c'è una domanda, c'è un pensiero, una paura, tante. Ho sempre comunque, o comunque la maggior parte delle volte, so che c'è una persona che mi può rispondere, mi può indirizzare. Questo per me è stato fondamentale. Non avevo un metodo fondamentalmente. E quindi io ero alla ricerca di qualcuno che mi guidasse e che mi facesse vedere tutti i vari step e il come fare meglio il mio lavoro. A me piaceva l'idea di, col tempo, riuscire a essere un agente immobiliare di riferimento per la mia zona. Per imparare cercavo qualcuno che ci fosse riuscito. E una delle prime cose che comunque ho visto di Simone quando si presentava è che su Bologna sono numero uno. E quindi ho detto, ok, c'è riuscito, proviamo a capire come ho fatto. Nessuno mi aveva mai insegnato a prendere un incarico in esclusiva, i miei colleghi non lo prendevano, quindi partivo proprio dal niente in realtà, e dopo nemmeno due mesi di corso con Simone sono riuscita a prendere diversi incarichi in esclusiva, a prezzo ovviamente, che ho venduto molto velocemente in nemmeno 60 giorni. Questo mi ha dato ovviamente, a parte in termini economici, ma anche un po' di grinta, di entusiasmo maggiore per andare avanti e non fermarmi anche con la formazione. Consiglio il corso, molto. No, consiglio il corso per chi ovviamente vuole fare qualcosa di diverso e dare valore a questo lavoro. Allora, mi chiamo Massimo Brancaleoni, sono broker Remax dal settembre del 2022. Faccio questo mestiere da circa 20 anni e seguo da circa 4 anni Simone Rossi. E questo è il mio primo corso in presenza con lui, anche se ho fatto qualche corso online e ho acquistato anche dei pacchetti, diciamo. Ho fatto formazione con la Mike Fair Italia, ho fatto formazione con altre strutture, per cui devo dire che Simone Rossi mi ha colpito molto perché ha una mentalità, un mindset molto, molto particolare e lascia parlare tutti, ti lascia intervenire, ti fa fare delle domande. Questa è una cosa molto importante per me perché io sono uno che fa diverse domande, diciamo. E poi soprattutto la quantità dei contenuti che lui propone sono molto interessanti, proprio per stare anche al passo con i tempi, che sono sempre in rapida evoluzione. Ci sono circa 4 anni che lo seguo e ho sempre ammirato il suo modo di spiegare, di raccontare le cose, ovviamente i suoi risultati. Io, se devo formarmi e se devo investire, preferisco farlo con persone che fanno dei bei numeri e non con tutti i guru che si vedono su Facebook o sull'immobiliare.
non è l'unico con il quale mi formo, sia ben chiaro, perché ho frequentato anche altri formatori, però Simone Rossi veramente mi ha aperto un mondo, diciamo. E rappresenta un'occasione per, soprattutto per cambiare mentalità, perché si vede che è un ragazzo che si è fatto come noi, cioè fa il nostro mestiere, ha passato momenti anche poco facili da gestire. Diciamo che mi ha aiutato ad avere più autostima di me stesso, più fiducia in me stesso, perché il suo metodo è un metodo che comunque, secondo me, se lo applichi bene e se, diciamo, sei disciplinato, una volta finito il corso torni a casa e lo applichi, non puoi non ottenere risultati. Ovviamente devi avere una disciplina, un mindset, una mentalità giusta e devi avere uno staff attorno a te, e questo sta un po' a te, quello di creartelo, diciamo. Io ancora non me lo sono creato, però adesso so come si fa, quantomeno. Una marea di contenuti, una sorta di mi sento come di essere di fronte a un video, perché ovviamente da soli si arriva fino a un certo punto. Se vuoi un attimino fare uno switch e vuoi un attimino accrescere i tuoi risultati, devi per forza delegare. Io fino adesso non l'ho fatto e penso di averlo capito, diciamo. Devo per forza, diciamo, trovare il coraggio di smettere di fare l'accentratore e di delegare alcune mie mansioni a persone delle quali mi fido, diciamo. Sono Paola Magni, titolare di Studio Casa M, agenzia immobiliare di Castelfranco Emilia. Sono 25 anni che faccio questo tipo di mestiere. Mi piace molto, voglio migliorare, voglio avere un metodo, imparare delle altre cose e chiaramente anche portare a casa un qualcosa. L'ho conosciuto in Facebook, guardando così un piccolo corso che aveva fatto, e quindi dopo ho cominciato ad andare a vederne altri. Ho trovato anche dei suoi corsi, insomma dei mini corsi in YouTube. Poi ho cominciato a comprare i corsi, quindi sono arrivata fin qua. Mi sembra la persona giusta, primo perché fa questo mestiere, lo fa, quindi non è un qualcosa che mi viene raccontato da qualcun altro. Poi, essendo anch'io del mestiere, le cose che mi dice secondo me sono cose valide. Poi ho cominciato a testare, quindi ho messo in pratica alcune delle cose che ho imparato da lui e ho visto che se le metto in pratica i risultati ci sono. Ho fatto il primo open house ed è stato assolutamente fantastico. In questi anni ho imparato quello che ho imparato, ho portato avanti la mia attività, il fatturato in crescita, quindi benissimo, però non ho un metodo, quindi voglio capire che cosa fare e che cosa non fare. Sto seguendo anche un percorso di coaching che mi serve sia a livello personale che a livello di lavoro, e quindi le possibilità di migliorare ci sono. Mi porto a casa un qualcosa in più, nel senso punti che sono stati focalizzati meglio, chiariti meglio, conoscenze di altre persone qui, e poi insomma la speranza di migliorare, di fare un qualcosa in più e di farlo in maniera più organizzata.